Ti servono crediti per spacchettare, fare trading o creare la squadra dei tuoi sogni? EG Vault fa il caso tuo. Grazie al mio codice sconto risparmierete tantissimo. Tutti i link in descrizione. Mané, Ruben Dias, Son, Kimmich, Sancho, Sterling, questi qua. Fatto. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. No, vabbè, ma che culo hai? Ma tu non puoi, ma dai, ma io spendo 4.000 euro, 3.000 euro, ma non puoi! Ma non puoi! Io spendo i soldi, non ho trovato manco un Neymar oro! È arrivato Raffaele Varane, vieni a me. Quanto mi sei costato, Raffaele? Maledetto Raffaele, quanto mi sei costato, Raffaele? Quanto mi sei costato, Raffaele? Oh. Il primo liscio che fa vuole essere BC. Il primo liscio che mi fa. Cioè, statisticamente stiamo parlando. Cioè, questo qua è mal, è più forte di Maldini Prime. Tanto per memarla, dagli catalizzatore. Tanto per dargli un po' più di velocità. Tanto per memarla, dagli catalizzatore. Cioè, solo per voi ho pagato Varan 300.000 crediti. Quando io domani l'avrei pagato zero. Solo per voi. A Varan, sbagliami un match e ti spacco le gambe. Ah, vi dico che è la prima volta quest'anno che uso Varan, eh? Io vi dico la mia, io Varan non l'ho mai usato, eh? Cioè, quindi devo anche abituarmi. Io vi dico la mia, io devo anche abituarmi a Varan, eh? Mamma mia, Varan ti stupra la vita. Ma sarà più forte di Kimpembe? Bravo, Rafalò, bravo, bravo. Io là non ho cliccato nulla, anzi io lì stavo per premere cerchio e andare e sbagliavo perché ho sbagliato tutti i tempi, ma veramente tutti. Madonna, ma sto trend è Dio. Bravo Rafalo. Bravo. Lo fa girare. Amore mio, escimi toti dal pack. Ti prego, amore mio, escimi toti dal pack. No. Gol. La Zaccaria gli ha tirato un calcio, ma non l'ha fatto cadere. E sto qui. E sto qui. E sto qui. Mamma, cioè io giuro, Cristiano Oro ha una finalizzazione clamorosa. Cioè, calcia in modo pazzesco con entrambi i piedi. Bravo, bravo, Zaki. Ma chissà. Come cazzo calcerà il Toti? Cioè, la mia domanda è come cazzo calcia il Toti? Cioè, ogni tiro ti ridà 50 metri, fai gol. Cristiano! Fai sto sium in faccia! Siu! Bravo. Dai, madonna, ma ho capito che Show è oro, ma non è che sia una carta è oro, è stupida. Bravo, Varane, metti quel gomito in bocca a Ginola. Oddio Show, oddio Show, oddio Show. Madonna, ma ho capito che Show è oro, ma non partiamo bene. Se questo qua mi devo fare momenti d'onore ed è così stupido. Bestemmio la madò. Colpo di testa, ovviamente poteva andare ovunque. Bravo Varan, autoblocca tutto, bravo. Parata. Proprio fuori. Proprio fuori, vai alla grande. Cazzo, meno male che mi sono già qualificato perché se no. No, ma Varan è forte. Il problema è che devo migliorare gli altri elementi a fianco. Devo cambiare quello Show che deve diventare domani quello momenti d'onore. Devo ricambiare il centrocampo sperando con qualche Toti. Devo un attimo rivedere un po' tutto. Forse metto Chiesa da vedere un po' tutta la situazione. Vabbè, la serata sarà la serata. Perché non è solo Blanket, sono tutti. Cioè, far capire. Far capire. Varanda ha fatto l'intervento, ma gli stava rimanendo attaccata. Dio buon. Cristian, rispondimi tu, ti prego. Pempe. Oh, Pempe, grazie mio amico mio. Ah, dai, dai, 1-1. Ma com'è che mi aveva fatto gol questo? Scusate, raga, ma com'è che mi aveva fatto gol? Che già mi sono dimenticato. Ma raga, ma come cazzo aveva fatto questo gol? Ma dove cazzo pensi di andare, Ginola? Belli, belle le skill. Che a Varan ci è andato così, a gamba tesa, ha detto aspetta un attimo, ti insegno come si fa. Ci ha detto aspetta un attimo, ti insegno come si fa. Mamma mia, totalmente in automatico Varan. Totalmente in automatico Varane, assurdo. Ma assurdo come i piedi di Mbappé. Bravo Varane.
Cioè Varane deve occupare pure il lato di Shaw. Cioè deve fare sia il terzino sinistro che il difensore centrale deve fare. Bravo, mamma mia Cristiano, come cazzo la butti dentro. Mamma mia, pazzesco. Chiuso. Fagli sto sium in bocca, va. Finita. Possiamo chiudere questa live dopo una grande live che dura tantissimo. Non potete mancare alle 8 600 euro tutti insieme, boom, nei 100k. E sabato invece tutti i miei 100 e più pacchetti. Quindi domani e dopodomani live senza senso, il contenuto sgorga da qualsiasi foro. Ma è più forte di Kimpembe? Questo dubbio te lo lascerà sempre. La carta è bellissima. Normale altro, work rates perfetto. Alla fine vabbè, se abilità più debole, vabbè, 3 di debole, se te lo vuoi calcolare. Un difensore deve contarsi nel lungo. Un difensore deve essere calcolato nel lungo. Quindi servono almeno 50-70 partite per capire veramente quanto vale quel difensore. Però le statistiche in game si sente. Cioè in game già Varane oro è forte. In game si sente che è Gesù Cristo. Cioè si sente proprio. Velocità velocissimo. Me lo aspettavo più veloce. Potrei ficcarci un'ombretta. Forse errore anche mio, perché dovrei forse metterci anche un'ombretta. Non lo so se ho messo lo stile intesa giusto. Vi dico la verità, non so se ho messo lo stile intesa giusto. Però sembra un po', non lo so, io non ho mai provato Varane oro. Però sembra nel lungo, cioè nel lungo ti recupera, ma nel corto ci vuole un po'. Infatti si vede l'accelerazione. Però velocità c'è, cioè, stiamo parlando di un giocatore di velocità, cioè 1,91 m, questo viaggia. Dribbling migliorato, si sente, ma soprattutto reattività e controllo palla non male, non da sottovalutare. Soprattutto il 93 di freddezza da sottolineare, perché quando fa gli interventi o proprio siete andati voi fuori tempo totalmente, quindi il giocatore non è a colpe, ma veramente i suoi interventi con questa difesa, il fisico e tutto quanto, la freddezza, raramente sbaglierà un intervento. I passaggi alla fine non li consiglio di impostare il gioco con Varane, però comunque di stats ce li ha, ma non mi è sembrato questo grande passaggio, forse perché ho utilizzato il suo piede debole, non lo so. Però comunque la freddezza e la reattività e pure il controllo palla sono notevoli, la velocità è top. Difesa e fisico era devastante l'oro. Questo qua 93 di difesa, guardare queste stats ti fa venire i brividi. Fisicamente guardala che aggressività è, c'è, wow, una carta tu la guardi e dici wow. A fondo i contrasti, quindi di CPU andrà ancora di più manualmente a prendere la palla, a straticare il pallone. E diciamo la più grande verità, a fianco teneva sto idiota di Shaw oro, che quindi Varane doveva fare il lavoro di Shaw e il lavoro suo, quindi doveva fare, perché Shaw oro è veramente una merda, però uscirà a menzione d'onore, quindi per adesso ci arrangiamo con quest'oro. Però Varane ha fatto un grande lavoro. Costa 1 milione, vale 1 milione per i link che ha, il valore che dà in game e per il periodo, che quindi molti di voi potranno avere il club veramente pieno, vi direi di sì. Ma allo stesso tempo io sono uno che personalmente la difesa non l'ha mai guardata. Infatti io gioco ancora con Kimpembe oro e tuttora io non so se Varane è più forte di Kimpembe oro. Questo dubbio ce lo porteremo davanti per tutta la vita. Quello che vi posso consigliare è, se usciranno delle SBC offensive imperdibili, forse puntate più all'offensività, perché sono quelle carte, perché la difesa, Marquinhos e Kimpembe oro reggono ancora tranquillamente. Però questa carta sicuramente è tra i difensori più forti del gioco. Più forte di Maldini mid, siamo lì secondo me. Forse un'attacca in più, forse Varane, ma siamo lì. Maldini prime è ancora superiore, ma Varane sta sempre lì, non è che è distantissimo Maldini prime, siamo lì. Però vi consiglio ancora di più Maldini, visto che uscirà proprio l'SBC di Maldini mid. Chi fare tra i due? Chi vi può servire con i link verdi? Perché se avete lo United, minimo sculate Ronaldo Toti. È che la carta 1 milione la vale, perché se contiamo che ci sono carte dello stesso costo molto più scarse, per dire c'è Maldini mid che comunque sta a 200.000 di più, e comunque però lo devi pagare pieno. Io questo qua l'ho pagato 200.000 crediti solo perché vi ho portato il contenuto a voi, perché io domani shopperò, e quindi questo qua me lo facevo gratis. Io questo qui me lo facevo a zero.
E quindi questo giocatore a zero vale assolutamente la pena. Come Vinicius, io l'ho fatto pagandolo 10.000 crediti. Questo qui l'ho fatto pagandolo quasi 300.000, ma solamente per portarvi la review subito a voi, perché è un giocatore che secondo me molti vogliono sapere com'è. Quindi, giocatore positivo, vale i crediti? Sì, perché lo pagherete sicuramente di meno. Se vi serve un difensore forte fino a fine gioco, lui andate sul sicuro. Io ragazzi vi ringrazio per essere stati con me in questa live lunghissima. E ovviamente domani alle 5 e mezza, live imperdibile, shoppata 600 euro tutti nei 100k, imperdibile, vi aspetto. Buona serata ragazzi, ciao ciao.